immense distese di spighe alte e dorate. Così deve essere stato il paesaggio siciliano dell'antichità. Un mosaico di varietà di grano, frutto dell'adattamento del seme alla complessità degli habitat. Per millenni il frumento è al centro della civiltà agricola siciliana, il frutto da cui è dipesa la sopravvivenza di intere comunità. Poi pian piano tutto è stato abbandonato a favore dei semi industriali e sterili, rischiando di far perdere alla Sicilia il suo più grande patrimonio di biodiversità. Negli ultimi anni, però, tante varietà date per estinte sono riapparse. Russello, Maiorca, Tumminia, Simeto sono solo alcuni dei grani antichi tornati nei campi per il bene della terra, della nostra salute e del nostro palato. Flavia ed Emiliano Novello gestiscono l'azienda di famiglia, convertita al biologico e alle buone pratiche agricole. Coltiviamo il russello, che è un grano antico siciliano, tipico della zona degli Iblei, dove ci troviamo. È un grano che permette di fare agricoltura biologica, in quanto essendo una varietà antica è abbastanza adattata a questo territorio da millenni. È una varietà molto rustica, in grado di competere benissimo con le infestanti, quindi se io metto il russello non devo fare diserbo al mio campo di grano, quindi posso fare un'agricoltura biologica senza sforzi particolari. Questa per noi è una scelta sana, sostenibile. È una spiga che tende ad essere sul nero, la parte finale è quasi nera, e sono appunto altissime. Quindi è un grano difficile da coltivare proprio per questo motivo, perché è difficile da raccogliere, ma che ci riserva delle caratteristiche nutrizionali eccezionali. È un'azienda di famiglia, noi siamo la terza generazione, qui il nonno iniziò la sua attività e probabilmente la iniziò con russello e con altre varietà antiche che oggi si sta cercando di recuperare. Quindi per noi è come se lo si fosse sempre fatto. Il primo campo di russello lo abbiamo fatto recuperando un sacchettino di grano conservato dal nonno. Quindi insomma siamo stati degli agricoltori custodi e stiamo cercando di mantenere viva questa nostra tradizione di fare agricoltura. Tradizione con innovazione, chiaramente, un'innovazione che sa quando fare la semina, che utilizza l'agrometeo, che utilizza la sensoristica, tutto quello che la tecnologia e la scienza ci mettono a disposizione per fare un'agricoltura sostenibile. E non è vero che l'agricoltura sostenibile lo sia solo dal punto di vista ambientale, perché sostenibile è a 360 gradi, non ci dimentichiamo che insomma gli SDGs dell'Agenda 2030 ci chiedono di fare nei 17 obiettivi essenziali che ci si propone di raggiungere nel 2030, ci chiedono di fare un'agricoltura sostenibile anche dal punto di vista economico, perché sostenibile vuol dire economia, vuol dire rispetto dell'ambiente, vuol dire miglioramento della qualità del cibo, riduzione della fame nel mondo, insomma obiettivi di questo genere. Quindi per noi insomma è una scelta di vita e non torniamo indietro. Da Contrada Carbonara a Caltagirone. È qui che si studiano, si custodiscono e si coltivano i grani siciliani, antichi e meno antichi. Il prezioso tesoro del ricco germoplasma di questa terra.
Carmelo Nicotra è il direttore di questo centro studi. Questa è la stazione sperimentale di granicoltura, fondata nel 1927 in epoca fascista, in piena battaglia del grano, la famosa autarchia, quando si voleva raggiungere l'autosufficienza alimentare nel campo cerealicolo. E furono fondate 5 stazioni sperimentali di granicoltura in tutta Italia. 4 sono state assorbite dal Ministero dell'Agricoltura, quella siciliana, dalla regione siciliana. Quindi fra 6 anni compiremo 100 anni. All'inizio lo scopo era quello del miglioramento genetico, della messa a punto di tecniche di coltivazione idonee. E oggi invece lo scopo principale è quello di salvaguardare la biodiversità. Per fortuna chi mi ha preceduto ha conservato questo immenso patrimonio cerealicolo. Abbiamo 52 varietà di grani antichi siciliani e 200 accessioni, cioè popolazioni che sono state raccolte in tutti gli ambienti pedoclimatici siciliani. Nello Blangiforti è ricercatore e responsabile della Banca dei Semi. Ognuna di queste spighe racconta una storia, anni di ambientamento ai terreni e alle condizioni climatiche del continente siciliano. Alla mia spalle c'è un vero e proprio patrimonio. È tutta la collezione della Stazione Sperimentale di Granicoltura, una collezione di tutte le varietà locali siciliane, i cosiddetti grani antichi, per usare come un termine romantico, bello, evocativo. In effetti sono delle vere e proprie varietà che sono arrivate a noi attraverso millenni di storia contadina. Noi li custodiamo, li dobbiamo mantenere perché, come dire, è un impegno per l'umanità, per tutti quanti, perché rappresentano un patrimonio genetico primario e fondamentale. Sono tante le varietà che abbiamo in Sicilia, sono più di 50. Ci sono varietà che si sono evolute in montagna, per esempio, con frumenti enormi, grandissimi, che gli agricoltori, i coltivatori li utilizzavano non solo per fare il pane, ma anche per la paglia, per gli animali, quindi erano frumenti grandi. Ad arrivare poi a frumenti che si evolvono invece nel sud della Sicilia, un ambiente quindi desertico, siamo più a sud di Tunisi, quindi molto precoci, piccolini, che proprio nello stress idrico debbono riuscire a produrre qualche cosa. Quindi la variabilità è grande, veramente grande in Sicilia, perché la Sicilia è veramente un continente vero e proprio. Quindi ci sono tanti esempi, è veramente 50 varietà, tutte diverse l'una dall'altra, chi è nero, chi è biondo, chi è rosso. Veramente la biodiversità è qualcosa... È una ricchezza. Questo è un frumento di montagna. Nel mondo viene conosciuto come rivet. È un frumento strano perché è un frumento duro, però quando si macina dà farina come se fosse un tenero. E in montagna con questo frumento qua facevano dei pani enormi di 3-4 kg perché chi aveva gli animali transumanti dovevano portarsi dietro per un mese e mezzo questo pane che poi durava tutto quel periodo, quindi utilizzarlo durante tutta la transumanza. Sono frumenti che hanno un valore non solo evocativo e quindi storico, ma anche commerciale, possono avere un valore commerciale perché rappresentano il territorio, quindi produrre qualche cosa che rappresenta il territorio è chiaramente un valore aggiunto notevole. Noi qui collezioniamo tutte le varietà locali siciliane, ma non solo. Per ogni varietà abbiamo più accessioni, più provenienze. Per esempio, la regina di Caltagirone è l'accessione 1, la regina di Gela è accessione 2, che poi magari sono uguali e sono uguali. Però io non lo so se dentro geneticamente hanno subito una modificazione negli anni, per cui li teniamo separati, come dire, come accessioni appunto differenti, e li collezioniamo tutti. Siamo intorno a 200 accessioni di frumento.
La spiga che è diversa. No? Questa, vedete? Queste sono operazioni che noi facciamo con gli operai, fanno le passeggiate dentro i parcelloni e vanno a togliere delle piante che rappresentano un inquinamento per la varietà. Perciò bisogna anche di questo, mantenere, cercare di controllare. Tripolino nell'epoca coloniale arriva dalla Tripolitania e poi resta in Sicilia perché si adatta bene. Il frumento è sempre in movimento nel mondo. Dalla Sicilia nasce, si sposta, poi ritorna e così. Questa è la scorza nera, vedete, è tutta nera. E questo rappresenta veramente la base per ricerche anche innovative, non so, non è che ci fermiamo al passato con questo frumento. Cioè, sono ricerche che si fanno per il futuro. Perché da oggi in poi si partirà con, come dire, con una sperimentazione volta alla sostenibilità. Sostenibilità, bassi input, quindi salute dell'ambiente e della terra, attraverso frumenti che hanno una storia evolutiva millenaria, che si adattano meglio e che competono meglio con le erbe spontanee. E tutta una serie di fattori che servono proprio per dare un indirizzo nuovo, un paradigma nuovo alla coltivazione del futuro, all'agricoltura del futuro. Alla stazione sperimentale di granicoltura i grani vengono analizzati e catalogati rispetto alle loro qualità e componenti. Le analisi accertano le proprietà organolettiche dei grani e ne certificano la salubrità, la purezza e la bontà. Per analizzare le caratteristiche della granella, si crea un impasto di acqua e farina derivata dalla macinazione dei grani. Si mette l'impasto in una macchina che si chiama alveografo di Chopin, che gonfia il composto creando un palloncino. Il tempo di rottura denota i diversi parametri specifici di quel grano, la quantità e la qualità del glutine presente, e quindi i suoi utilizzi migliori per la trasformazione. Poi c'è l'analisi d'immagine, che ne legge e cataloga le caratteristiche visive e strutturali. Innovazione e tradizione per assicurare al territorio e ai suoi custodi grani resistenti, buoni e sostenibili. La Sicilia è come un continente, con almeno 5 zone climatiche che ne determinano i vari ambienti. Il bosco di Pisano è un querceto, sorto su un terreno di sassi di pietra nera lavica, un habitat dall'aspetto preistorico, ancestrale. Thank you.
Giuseppe Grifi è un ricercatore dell'Istituto di Genetica Vegetale del CNR. Ci porta alla scoperta di un'altra preziosa biodiversità siciliana. La Zelkova sicula è una pianta dall'aspetto apparentemente comune, eppure è unica testimone di lontanissime ere geologiche. Ci troviamo nella stazione di Zelkova sicula, che è questa pianta rarissima che vive esclusivamente in Sicilia, di cui oggi ne sono conosciute soltanto due popolazioni. Una è questa, è stata scoperta qua nel 1991, ovvero è una specie nuova per la scienza, era sconosciuta prima di quell'epoca, e una seconda popolazione è stata scoperta nel 2009 a circa 15 km da qui. Ad oggi sono le uniche due popolazioni di questa specie conosciute in tutto il mondo. L'intera popolazione che c'è lungo questo piccolo valloncello è composta da circa 260 individui. Dal punto di vista genetico però sono tutti assolutamente identici, ovvero sia l'intera popolazione nella realtà dei fatti è una pianta unica, è una sola pianta, è un clone, è un individuo o una popolazione clonale. E questa è una delle capacità di adattamento che è riuscito a sviluppare e che gli ha consentito di sopravvivere. Non riesce a propagarsi per seme perché è diventata sterile a causa di tutte le vicissitudini che ha subito nel corso della storia evolutiva, però riesce a propagarsi molto efficacemente per via vegetativa attraverso i polloni radicali. Ecco, questo per esempio è un giovane appena nato che sicuramente è sbucato da una radice di questa. E tutte le piante che noi troviamo lungo questo vallone dal punto di vista genetico sono assolutamente identiche. Questa specie è un relitto della flora terziaria, ovvero sia è un rappresentante di quegli elementi floristici che popolavano l'emisfero nord durante il terziario, cioè un'epoca che è precedente all'avvento delle ultime glaciazioni. Stiamo parlando di un'epoca che è compresa fra circa 25 milioni e 2 milioni di anni fa. Con l'avvento delle glaciazioni l'intero assetto floristico di tutto l'emisfero nord è stato completamente stravolto e trasformato. Molte specie si sono estinte, altre sono emigrate a sud sotto la spinta della pressione provocata dall'abbassamento delle temperature e sono sopravvissute soltanto in alcune aree rifugio, soprattutto per esempio nelle isole del Mediterraneo. La Sicilia è una delle aree privilegiate proprio per la conservazione dei relitti terziari, perché in virtù del fatto che si trova a bassa latitudine ha consentito la sopravvivenza di alcune specie che non potevano sopportare i rigori del freddo alle latitudini più elevate. Dalla rarissima Zelkova al comune fico d'India, una pianta recente, arrivata con la scoperta delle Americhe e diffusa ovunque nel sud Italia. Eppure ha delle proprietà ancora tutte da sfruttare. Una parte della coltivazione del fico d'India dell'azienda di Michele Russo è vocata alla sperimentazione agroecosistemica. Un sistema agricolo è per sua natura un sistema non naturale, è l'uomo che ha inventato l'agricoltura e che quindi ha modificato l'ambiente per le sue esigenze. Un ecosistema invece è un sistema naturale dove gli equilibri naturali portano il suolo ad una normale e conseguenziale aumento di fertilità, è quello che succede in natura da sempre. Gestire un'azienda con un modello agroecosistemico significa trovare una commistione tra produzione e rigenerazione dei suoli e dell'ambiente. Per avere una produzione tra ottobre e dicembre si fa la scozzolatura, che è questo che state vedendo. Fondamentalmente significa togliere tutti i primi frutti dalla pianta, tutti i frutti giovani e tutte le pale giovani, e permettere alla pianta di fare una seconda fruttificazione.
I frutti nuovi saranno poi pronti tra la seconda metà di ottobre e la prima quindicina di dicembre e sono generalmente un po' più grossi, anche perché riescono a prendere un po' delle piogge autunnali e hanno un mercato discreto. Questo è quello che succede sfiorando un frutto, per cui... E queste sono quelle facili, ci sono i colchidi, queste molto più piccole che sono estremamente più fastidiose. Finita la scozzolatura, verso le 12, 12 e mezza, doccia e sale grosso. Così fa un po' scrub, allarga i pori e parte delle spine vanno via, ma non tutte. Insieme all'Università di Palermo, Michele Russo studia l'interazione fra fico d'India e rimboschimento. Quando siamo arrivati qui 11 anni fa, era tutto quanto un fico d'indietro in monocoltura, con lavorazione del terreno assidua, non doveva crescere un'erbetta perché davano fastidio queste erbacce maledette, per cui era un deserto di fico d'India, mi piace chiamarlo. Noi abbiamo cercato di ridurre le operazioni culturali, diciamo, allo stretto necessario, cercando di rispettare quanto più possibile l'ecosistema naturale. Qui ogni pianta di fico d'India ha comunque consociata sotto altre piante, sia da reddito, come per esempio l'asparago selvatico, altre piante da erborinaggio, come il finocchietto, ma anche piante tipiche del bosco mediterraneo, querce, lecci, ogliastri, mandorli. Tutto questo è a opera di uccelli, cioè la disseminazione è naturale. E a un certo punto ci siamo fatti la domanda: ma se le piante naturali crescono così bene sotto il fico d'India, perché non provare anche con piante produttive? Per cui qui, che per anni abbiamo provato a impiantare avocadi che in inverno non ce la facevano, avevano difficoltà, le piante di avocado che abbiamo visto prima crescono in asciutta da 3 anni, da 2 anni e mezzo. Cioè sono state impiantate, è stata messa l'acqua il primo anno e proprio per vedere la mortalità di queste piante non abbiamo più dato irrigazione. E le piante sono stranamente vive. Non dovrebbe essere così. Per la sua struttura proprio fisiologica, il fico d'India, oltre a creare un microclima per l'ombra che fa intorno alle piante, quindi ripara dal vento, ripara dal sole, essendo ricoperto di cera, con l'escursione termica si forma una condensa sulle pale che poi lentamente a micro goccioline viene restituita al suolo, è quella che viene chiamata in letteratura piogge occulte. Queste micro goccioline non saranno turni irrigui di 300-400 litri, ma in zone estremamente desertiche con scarsissimi livelli di pioggia riescono anche a permettere la nascita di erbe sotto la pianta. E in alcune zone dell'Africa addirittura si fanno dei quadrati di piante di fichi d'India molto densi all'interno del quale spunta l'erba per poi fare pascolare gli animali. Qui la vigoria delle piante è davvero impressionante, ci sono sughere, querce, abbiamo visto prima dei mandorli. E questa quercia qui dietro, per esempio, è difficile credere che abbia meno di 15 anni, ne avrà un 13 al massimo, forse 14 considerando la plantula da seme. Però abbiamo le fotografie di 12 anni fa e dalle viste aeree era una distesa di fichi d'India, tutto questo non c'era. Grazie allo studio, alla sperimentazione e all'osservazione della società delle piante in natura, si cercano soluzioni per agire contro i problemi che affliggono l'umanità, come la siccità e la perdita esponenziale di biodiversità. Ci auguriamo che queste ricerche così cruciali per la nostra futura sopravvivenza vengano sostenute e incoraggiate.